Di trasmissione, allora questa qua è la mia stanzetta un pochettino rinnovata con i quadrini messi in una determinata posizione. Ok, allora ragazzi, oggi è 8 settembre, ieri sera siamo andati a vedere la festa di Piedigrotta, abbiamo visto il concerto, Teresa Desio, Massimo Ranieri, mi dispiace ma la cassetta stava per finire, non mi sono reso conto che comunque la parte più bella è stata proprio quella di Massimo Ranieri. Comunque è stato un evento veramente spettacolare. Oggi con questa giornata che è da, diciamo, da mare, ma anche logicamente molto freschina come giornata, anche se piena di sole, stamattina andremo a vedere Napoli Sotterranea, andremo a vedere oltre a Napoli Sotterranea il Duomo, vi farò vedere un po' Napoli, vi farò vedere anche un pochettino la festa di Piedigrotta con il sole praticamente. Non credo che riuscirò a filmare i fuochi a mezzanotte perché adesso sono le 9:10. Quindi arrivare a mezzanotte credo che sia comunque impossibile, però stasera 8 settembre fanno dei fuochi a mezzanotte che si sparano nell'acqua i fuochi a mare, si chiama proprio la magia dei fuochi e niente, ci sta il castello dell'uovo che si incendia, comunque è spettacolare, però non vi prometto niente, purtroppo il tempo è troppo. Comunque ragazzi, oggi sarà una bella, bella visita, belle cose, quindi a più tardi su Telegarage per altre stupende immagini. Ciao, ciao a tutti, ciao! Allora ragazzi, è iniziata così l'avventura, a più tardi da Prossima Napoli. fermata, Rullone San Rocco. Ok, a più tardi Next da Napoli. station. Ah, ok, questa è la famosissima Piazza Dante e quindi siamo qua adesso che siamo qui a Piazza Dante. Iniziamo così la nostra avventura. Ciao ciao su Telegarage, a più tardi. Per chi non lo sapesse, anche se è di Napoli, questa qua è Piazza Municipio. La particolarità perché sto filmando? Perché qua ci sta la Gest Line. Che lunedì dovrò andare a via a Roma, logicamente vista adesso di giorno, e di fronte a me ci sta quello là che pulisce i piedi, cioè in poche parole illustra scarpe. Questo è uscito anche per televisione. Ok, allora questa è di nuovo la famosissima Galleria Umberto e per chi vuole acquistare l'unica sede dove fanno la sfogliatella di Mary. Quindi ci accattiamo qualcosa. Ok, io mi mangio qualcosina, questa è un'immagine per tutti chi che meno ne già stemma. Questo è tutto quanto per voi, voglio. No, no, è privata la situazione. Ma prima o poi diventeremo importanti. Già. Praticamente adiacente a questa Galleria Umberto, procedendo sempre verso diritto, ed eccoci qua che siamo arrivati alla famosissima Piazza del Plebiscito, dove ieri sera ho fatto vedere il concerto con i vari artisti, Teresa Desio, e compagnia varia. Il Cornicello è il simbolo principale proprio di Napoli, il Cornicello specialmente quello accompagnato con il Pulcinella. Ok, questa è la famosissima fontana a più luci di Piedigrotta e questo qua è il famosissimo Bar Cambrinus, dove potete vedere logicamente l'eleganza e qua è dove si va a vedere la Napoli sotterranea. Ore 21 e altri giorni per appuntamento. Piazza Bar Cambrinus, ok. Allora, ora ci informiamo un pochettino com'è la situazione. Ciao! Ora ci prendiamo un buon caffè. Ciao ciao! Guardate che eleganza! A Napoli, guarda. Sì, allora, questa qua è sempre la famosissima Piazza del Plebiscito, quello là è il Palazzo Reale che vi consiglio di visitare. Come vedete ci sta ancora l'allestimento del palcoscenico dove ieri siamo andati a vedere comunque il concerto. Qui si aspetta la guida, ma vedo che sto solo io, però credo che ci sia un gruppo che deve andare alle stesse situazioni. Quindi più tardi su Telegarage per altre stupende immagini. Ciao ciao! Ma non puoi andare a
Wow, quanto tempo sto in bagno, posso stare pure 6 ore, alla salute. Comunque ragazzi, qualche informazione su Napoli Sotterranea, perché tra pochi minuti dovrebbe arrivare la guida. Allora, qui sono sempre a Piazza del Plebiscito, si aspetta qua questa famosissima guida. E niente, Napoli Sotterranea è iniziato, sono iniziati gli scavi di Napoli Sotterranea 2500 anni prima della venuta di Cristo, quindi è antichissima, e le gallerie che sono poste sotto Napoli sono state utilizzate per mille usi, sono state utilizzate come passaggi, come militari, come deposito di militari, gallerie, catacombe e compagnia varia. Quindi adesso sono stati riscoperti oltre 45 secoli fa, è stata riscoperta questa Napoli sotterranea che viene definita la città delle tenebre. Quindi ragazzi, a più tardi dovrebbe venire questa persona con un cartellino, così mi ha indicato un vigile, speriamo che sia così. Ciao. Allora ragazzi, ci vuole un po' di tempo per Napoli Sotterranea alle 12, quindi perdiamo un pochettino di tempo e faccio vedere le luci di Piedigrotta. Ecco qua, che sono esposte logicamente nel Palazzo Reale. Parliamo del più tardi, andremo a vedere il Palazzo Reale, il secolo illustrato, questi sono libri, bellissimi. Gian Battista Basile, sono delle raffigurazioni, anzi sono proprio delle vere e proprie fotografie. Festa di Piedigrotta, vedete? Andate ai fuochi. Bellissima questa scena. Ok. Guarda qua quanto è bello. Comunque non hanno fatto tutti questi allestimenti come una volta. Okay. Ciao. Arrivederci. Guardate le dimensioni. Questi qua sono i carri che vi ho fatto vedere ieri illuminati, sono esposti qui sempre nel Palazzo Reale. Come vedete le dimensioni sono enormi. Questo è il carro dedicato al Vesuvio. Poi abbiamo quest'altro qui che è composto anche con dei fuochi d'artificio. Ok, c'è quest'altro che è bellissimo. Sempre in attesa che dobbiamo andare a visitare Napoli Sotterranea. Logicamente ieri l'avete vista accesi ed è stato sempre qua nel cortile del Palazzo Reale, in diretta Telegarage, sabato 8 settembre. Questo è quello là di Pulcinella, con il suo castello dell'ovo e i suoi cavalli alati, accompagnati da questo splendido drago e questo mare ricco poi di luci e di emozioni. Ragazzi, a più tardi andremo a vedere Napoli Sotterranea e poi visiteremo anche il Palazzo Reale. Ciao ciao. Allora ragazzi, voi sapete benissimo che io sono molto curioso e quindi voglio entrare per la prima volta qua nella mia vita. Non sono mai entrato e voglio vedere com'è. Bah, per chi non è entrato mai, lo state per vedere. Wow.
È bello, ragazzi. Oh, è piccolino, è un'incesa. Ok. Hanno fatto vedere pure questo. Ragazzi, allora, vabbè che è l'occasione della festa di Piedigrotta, però comunque ci sta un casino di gente. Sì. Ok, grazie. Se vinco ti faccio un bel regalo. Ciao. Allora, i tempi di attesa sono finiti, la guida praticamente è arrivata, logicamente sta aspettando che si fa un altro po' di gente, in questo momento là è sita proprio al posto dove diciamo ci sta l'appuntamento, andiamo a 40 metri tutto la tela. Ciao, potete dire una cosa, Pavaria c'è. Ciao.